Allora, buongiorno, io sarò sicuramente meno politicamente corretto di quelli che mi hanno preceduto. Il mio intervento, la presentazione che ho preparato, fondamentalmente ripercorre l'ultimo posto che ho fatto sul blog, quindi la potete andare a leggere, se possiede una fast, scherzi, faccio successivamente. Cosa vuoi? Allora. Avanti. No, devo scendere così. Ok. Allora, con la pagina, va benissimo. Non il tempo, le ruote alcuni dibattiti, alcuni sbocchi che hanno a che fare con il problema dell'immigrazione. In qualche senso, io sono qualcosa che si avvicina al concetto di co-sviluppo del relatore che mi ha preceduto, anche se in un'accezione diversa, non perché non condivida l'importanza della crisi ambientale nell'essere acceleratore e manifestatore contemporaneamente dei problemi di, diciamo, di disequilibrio che accelerano, che contribuiscono ad accelerare le migrazioni, e dall'altra parte sono certamente d'accordo che le migrazioni, come ha detto Fasani prima, sono diciamo come insieme di fenomeni sociali ed economici. I fenomeni sociali sono quelli più importanti, quelli economici sono quelli meno importanti. Sono l'espressione, diciamo, del fallimento, di un fallimento del modo di funzionare la nostra società, e accelerano, rendono più visibile, rendono più grave per alcuni e più che per altri questi fallimenti, ma naturalmente non sono la causa dei fallimenti, il fallimento, diciamo, è la morte. Mi piace però questa cosa, un urbanista, diciamo, sono di quel tipo lì, e l'americano che era attivo negli anni 70 diceva questa cosa, che i processi regionali, tutti quelli coinvolti nelle dinamiche territoriali, sono un intreccio di catene, di sequenze, di inferenze, di atti che mettono in connessione situazioni, valori e obiettivi. Si diceva così, le parti inferiori di tali catene sono sommerse dall'abitudine, mentre quelli superiori si perdono tra le nuvole. Per essere rilevato solo in occasioni retoriche, e quella del dibattito sull'immigrazione è una delle circostanze nelle quali vengono rivelate. Inoltre, per quel che più conta, continuiamo a dire, catene differenti si mescolano, si separano in modi confusi. Io vi faccio partire questo perché così tengo conto del tempo. Sicché le situazioni di lavoro hanno conseguenze molteplici, a volte sono collegate ad altre fonti, il risultato è un cespuglio piuttosto che una catena, più esattamente un cespuglio, le cui radici si intersecano, poi si innestano gli uni negli altri, nessun cespuglio è più, nessuna, questa cosa non è, diciamo, quel tema dell'immigrazione, uno dei temi in cui questa metafora del cespuglio è più pertinente. Allora proponerei di fare questi quattro passi nel cespuglio delle migrazioni, che sono questioni di abitudini, di nuvole, di altri principi che si intersecano con sfondi, storie e premesse. Poi proverò a riconfigurare il tema per come propongo di guardarlo. E il terzo passo viene proposto uno schema analitico ed atipico di alto livello, anzi di altissimo livello, quindi mi si perdonerà. E da ultimo propongo di individuare quello che è il campo di battaglia nel quale andrebbe giocata questa partita. Parlando dell'accelerazione delle migrazioni, in particolare in Europa, naturalmente l'Europa non è il posto dove il fenomeno è più importante, come è ovvio, però quello di cui siamo. Diciamo, si può intanto risalire alle primavere arabe, che causano un'accelerazione del fenomeno quantitativo abbastanza significativo a partire dal 2010, anche se poi in realtà fa più o meno così, cioè non è uniforme. In particolare c'è una forte accelerazione nel 2014, in parte per somma dell'incrudimento della crisi siriana e della crisi libica.
10, 11, 12, come sapete. Il numero complessivo di immigrati nelle due categorie dei rifugiati. Qua si è quasi sempre parlato di immigrati nel senso di immigrati con pagamenti economici, nessuno discute mai, nessuno può discutere neanche legalmente dei rifugiati che vanno accolti, giusto perché possono, perché sia chiaro. E dei migranti economici continua a crescere, anche se resta inferiore al 10% della produzione di tutta Europa, almeno 8 da qualche parte, sopra 8 in Italia. Da qualche parte 12-13, ma insomma siamo su questi numeri qua, praticamente piccoli. In Italia i migranti più o meno sono 5 milioni, poi ci sarà un numero sconosciuto ma che dovrebbe essere superiore a 1 milione di migranti clandestini, producono secondo alcune stime l'8% del PIL, che corrisponderebbe con la percentuale di popolazione residente, e versano dei contributi un po' inferiori alla popolazione residente, più o meno il 5% del PIL. Comunque un fenomeno rilevante. Allora, per parlare degli sfondi dei dibattiti, partirei dall'apertura della Merkel che a settembre 2015 improvvisamente annuncia la sospensione del trattato di Dublino per i rifugiati siriani, solo per i rifugiati siriani, e invita ad entrare esplicitamente ma anche abbastanza esplicitamente. Questa azione viene giustificata pragmaticamente, ricorderete, ha fatto proprio ieri, con le necessità demografiche, un ministro tedesco lo giustifica esplicitamente sulla stampa tedesca con le necessità demografiche, con le necessità dell'industria dei nuovi lavoratori, questa più l'impresa lo giustifica la Confindustria tedesca, per dire, lo giustifica così, stimando i 400.000 lavoratori qualificati all'anno, e selettiva. La dottora Merkel contemporaneamente apre ai siriani, perché i siriani che se ne vanno sono la classe media istruita, questo poi è una dinamica molto nota, diciamo così, generalmente si muove a delle risorse intellettuali, cognitive ed economiche, per cui normalmente è la classe media, chi le classi, diciamo, le persone di le classi più basse muovono più vicino, restano più vicine, restano nella zona destra Turchia, per dire. Infatti ci sono 4 milioni di siriani in Turchia. Si manifesta nel contesto della crisi europea, e questo mi sembra rilevante, poi dirò una cosa su questo, della crisi europea, perché questa apertura della Merkel improvvisa, che poi mi sorprese molti, anche del suo governo, delle forze politiche che lo sostengono, no, ma subito dopo la crisi greca, che nella primavera estate dello stesso anno aveva visto tutta la vicenda che conosciamo, la Germania aveva distrutto, secondo molti osservatori, Habermas, Kugnami, una serie di osservatori internazionali, aveva distrutto il suo patrimonio di credibilità nell'arco di pochi mesi, assumendo quelle posizioni violente, diciamo eccessivamente violente, comunque sono passate eccessivamente violente, ricordiamo Schäuble e così via. Allora, 2 mesi dopo il presidente della Merkel fa questa mossa. Cosa però è interessante vedere, ricordare, che quando lei fa questa mossa si apre subito un dibattito anche tra le cancellerie europee, ma non ottiene la solidarietà che chiede, perché lei chiedeva di entrare per distribuire, selezionare, prendere il migliore per distribuire i flussi. E questo viene rifiutato fondamentalmente da tutti gli altri paesi europei. Le interpretazioni sono tante, ma diciamo probabilmente viene rifiutato per l'elevato grado di disgregazione della solidarietà dai paesi europei che ha portato della crisi e tutte le azioni che, diciamo così, aggressive che l'Unione Europea ha svolto dall'inizio della crisi, soprattutto dal 2010 in avanti, e poi anche dell'evento greco. Delle ferite aperte in seguito alle difficoltà di integrazione nel mezzo dell'offensiva di Daesh o ISIS, quindi con gli attentati, la grande preoccupazione che c'era per, diciamo così, quello che poteva portare con sé alcune di queste persone, il ricordo degli effetti delle precedenti ondate migratorie, le ondate migratorie dell'est europeo, sono state prima ricordate, 2004-2007, e sulle diverse classi sociali, perché gli effetti delle ondate migratorie sono molto diversi sulle diverse classi sociali, come è stato anche ricordato. La grande differenza di interessi, per esempio demografici, perché mentre la Germania è in calo demografico, la Francia no. Le posizioni, la storia, le tradizioni tra i diversi paesi, che sono
probabilmente Mola citava la decisione molto prima delle questioni economiche, forse anche demografiche. La carenza di effettiva capacità egemonica e l'indisponibilità assumere il ruolo, cioè la Germania non è un vero egemone, un vero egemone è molto più capace di, diciamo, di portarsi, di portare con sé gli altri, in qualche modo anche di contribuire, di mettere a disposizione risorse pubbliche. Invece la Germania dimostra in queste e in altre occasioni che non è un vero egemone, non è neanche proprio disponibile ad assumere il ruolo di egemone. Pensiamo agli Stati Uniti, no? Con la loro apertura commerciale, con la loro capacità di dare il deficit a lungo, quindi di offrire in qualche senso sbocco agli altri. Tutto questo è lo sfondo della logica europea, quello questo lo riassumo in maniera estremamente drastica in questo modo, l'ho chiamato schema nordico. Diciamo che anche nell'89 il repentino crollo delle barriere consente alla Germania, per dire, ma insomma non per entrare solo la Germania, di colonizzare i mercati chiusi, creare sbocchi per i suoi investimenti e ridisciplinare il mercato del lavoro interno. Il libro che mi sembra faccia questa analisi in modo più compiuto e consiglio di leggere è il libro Schluss di Giacchini. Nel 91-97 viene messa in piedi l'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, negoziato in 3 mesi, ha immediato ridosso della dissoluzione dell'Unione Sovietica e in un quadro geopolitico, diciamo così, pressante, non viene assolutamente negoziato principalmente per motivi economici, ma proprio per motivi di assetto dei poteri del mondo. E lo schema però che alla fine si mette in piedi più o meno per volontà, ma poi sono state fatte delle conferenze nei giorni passati sulla logica diciamo dell'economica tedesca, però al di là diciamo, dei modelli economici, in quello che nel mesto, diciamo, che si mette in piedi è quello di tenere compressa la capacità di negoziare dei lavoratori in linea generale, e in particolare quelli dei servizi e delle industrie sul mercato interno, mentre esiste una bellissima lezione del direttore del Maestratisti, no? Spiegava molto bene questa cosa, mentre sotto sono investiti nelle colonie interne, quindi sono investiti in Spagna, in Italia, in Irlanda, spingendo attraverso l'espansione del debito i mercati acquisiti per tempo del contesto della subalternità implicita, se non altro, quello che si riusciva a scoprire. A questo scopo vengono fatte due cose nello schema UE, vengono neutralizzate le capacità autoequilibranti della moneta e vengono inibite le politiche fiscali volontarie. L'inibizione delle politiche fiscali volontarie è strutturale. Da qui la mia perplessità finale alla presentazione del relatore precedente. Qui si parla dell'euro, nel 2008-2018, dopo quando scoppia la crisi, poi il nuovo impatto, nel 2010, c'è un drastico spostamento del rapporto di forza tra i paesi poveri e periferici sulla questione del debito pubblico, del debito privato ignorato. Nel 2018 la crisi confini sud, questi sarebbero gli sfondi di una parte del discorso che farò. Secondo inciso, questo è il primo inciso, il secondo inciso che rende comprensibile il discorso che farò è una tecnica per l'individuazione della rabbia, che si può chiamare lo schema dei capponi di Renzo. Se ricordate i Promessi Sposi, Renzo prende quattro capponi, quindi deve portare in omaggio all'avvocato, alla Zecca Carbuglia, quindi gli chiede un consiglio, mentre va pensa ai fatti suoi, si agita e i capponi si peccano tra di loro. Lo schema dei capponi di Renzo funziona così: tutte queste politiche, diciamo così, dell'assetto dell'economia contemporanea, in particolare l'assetto istituzionale economico dell'Unione Europea, hanno un prezzo: erodono la coesione sociale e disseminano perdenti rancorosi, che disseminano dappertutto. Poi
appunto, non sono solo gli immigrati, li disegnano a prescindere, prima ancora. La tecnica consiste nel deviare verso altri colpevoli, nella fattispecie si deviare anche verso gli immigrati, utilizzando le fratture che si creano senza assumere la responsabilità in quello che Gramsci chiamava lo sfruttamento passivo, guadagnando tempo, rinviando il momento del giudizio, del conto. Una persona o un gruppo che è oggettivamente dominato e sfruttato in rapporti sociali uguali, per la sola presenza di un altro, ancora che lui può riconoscere come un altro, ancora più esterno e sfruttato, e quindi inferiore, che quindi può riconoscere come inferiore, può trarre conforto e ragioni per restare leale al modo di produzione e riproduzione che lo schiaccia. Ci sono esempi storici, l'esempio storico più famoso è quello del sud degli Stati Uniti prima della guerra di secessione. E esserne quindi in qualche modo contento perché esso lo umilia di più di qualcun altro. Calhoun, che era un politico, anzi il politico più importante degli Stati del Sud degli Stati Uniti nel 1850 circa, diceva che la classe superiore nel Sud erano tutti bianchi, indipendentemente che fossero ricchi o poveri, perché la classe inferiore era nera e quindi la classe superiore, l'elite, era formata da tutti i bianchi. E in qualche senso loro si sentivano tutti lì, lo hanno dimostrato poi durante la guerra, quando sono andati compattamente a combattere, e, diciamo, in modo anche estremamente coraggioso dal loro punto di vista, no, coraggioso oggettivamente. Ogni segmento, un gruppo subalterno dominato o controllato da uno più centrale, trova quindi conforto beccando il cappone ancora più esterno, sentendo di parte di una cosa grande, soddisfatto che altri non lo siano. L'Unione Europea funziona moltissimo così, una parte delle sue retoriche funziona moltissimo così, perché ci viene detto che così contiamo. La meccanica della costruzione più strati, quindi la meccanica centro-periferia, dentro-fuori, attivi Lazzaroni. Lazzaroni è parola che usa Gramsci nell'articolo del 26 per descrivere come il nord percepisce il sud, cioè come gli operai del nord percepiscono il sud, e questo meccanismo, la borghesia del nord, attua il controllo. Ricorderete l'articolo famoso. Le date quindi relativamente sarebbe la unificazione tedesca, eccetera, eccetera, fino al processo di esportazione est, prima la Repubblica Ceca, poi Bulgaria e infine la Croazia, 2013. Sono cose che non hanno recente. Allora, finisco, questi sono tutti i riscontri che volevo dire. E quindi qui termino gli incisi. Nella prima parte ho detto che volevo fare alcuni dibattiti anche per fare quella integrazione. Li ho riassunti così. La prima sono due posizioni che si oppongono. Negli ultimi anni, anche nel grosso dibattito che è seguito e che ancora parte segue all'apertura della Merkel, per episodi come quello di Colonia, no? Come potevo citare le Cine, emergono delle posizioni diverse che sono reciprocamente chiuse, cioè non si riconoscono a vicenda come degne di discorso. Molto spesso chi ha espresso una posizione non riconosce quasi l'umanità di chi è sull'altra posizione, e sia nel dibattito tedesco che nel nostro. Alcuni sono argomenti identitari, li ho raggruppati così, argomenti identitari, pratici, morali e posizioni. Gli argomenti identitari, da una parte, cioè il progresso della società cosmopolita e multiculturale come necessario esito delle aperture, è un argomento identitario perché uno si sente parte, si sente dentro questo processo, si sente dentro un processo di costruzione di una società cosmopolita e multiculturale, sente la propria identità come chi è, diciamo, in quella direzione, va in quella direzione. Dall'altra parte c'è chi sente invece la minaccia delle forme di vita consolidate e il problema della differenza, quindi perché gli immigrati, di cui stiamo parlando, sono sottointegrati. E quindi sono diversi e vogliono essere diversi. C'è tutto il dibattito sul multiculturalismo, anche il filosofia morale su questo. Poi ci sono gli argomenti pratici. Un argomento pratico è il contributo alla crescita economica per via di sostegno alla concorrenzialità, di del lavoro e quant'altro. Per esempio,
questo libro che conoscete, sta anche là, Branko Mihailovic, nel passaggio centrale dice non si può venire meno, l'apertura non può venire meno perché direbbe meno il bisogno del lavoro. Punto, fine. Vado avanti. Dall'altra parte ci sono argomenti, per esempio Hans Werner Sinn lo avanza, ma anche altri, l'incompatibilità con la spesa pubblica del welfare per la pressione sulle risorse in un contesto di spesa pubblica calante, in un contesto di spesa pubblica strutturalmente calante, perché è chiaro che se la spesa pubblica fosse espansiva ci sarebbe lo spazio per distribuire, ma dato che è calante invece c'è un conflitto locale, perché il conflitto è soltanto in alcuni posti, in alcuni luoghi, in alcuni segmenti, diciamo, su queste risorse. E poi magari di non quali, ma insomma, penso che sia. Poi ci sono gli argomenti morali. Da una parte c'è l'argomento morale della riduzione dell'eguaglianza mondiale, l'argomento morale serio, importante e diciamo così, molto utilizzato, e dall'altra parte c'è l'argomento morale dell'incremento dello sfruttamento. Io ripeto più per il secondo, come dirò dopo, però sono entrambi ovviamente morali di tutto rispetto, assolutamente. Le posizioni sarebbero, da una parte, chiaramente stilizzato, l'apertura senza se e senza ma fondata su analogia con il diritto di asilo, perché il diritto d'asilo è senza se e senza ma, quindi si estende tutto come se fosse il diritto d'asilo, e dall'altra parte varie forme di barriere, limitazioni e condizionalità. Per parlare di autori che pongono queste posizioni, sono da 18 minuti, il primo è Habermas. Habermas, in particolare, è un articolo pubblicato anche su Micromega, dovrebbe essere 2016, in cui a un certo punto parla di riconosce che c'è un conflitto tendenziale tra gli imperativi sistemici dell'economia. Chi conosce Habermas sa che in teoria dell'agire comunicativo distingueva, diciamo, il funzionamento della società tra un livello sistemico e un livello di integrazione sociale, mondi di vita e sistemi. Però in quell'opera degli anni 90, in qualche modo, sì, riconosceva un conflitto tendenziale, però immaginava che potesse essere in qualche modo tenuto insieme e alla fine portasse a vantaggio. In questo articolo del 2014 riconosce che il conflitto tendenziale invece è aspro, e la logica della democrazia, fatti enorme, FN, fatti enorme, il testo nel quale più completamente la descrive. Seconda cosa che esprime in questo articolo è la flessione tra la crescita e la partecipazione inclusiva. Cita due o tre leggi, quello di Dale Roderick, famosissimo del libro recente, e il libro è il trilemma del libro del 96 di Ralph Dahrendorf, Quadrare il cerchio, che però utilizza in modo curioso, diciamo, in qualche modo, perché è come se lo girasse in positivo. Il libro di Dahrendorf, Quadrare il cerchio, è un libro disperato, nel quale dice che la democrazia viene a finire, viene a termine, a causa di questi conflitti strutturali irrisolvibili. Non è neanche chiaro, leggendolo, se considera ineludibile la globalizzazione in quanto tale, o se considera ineludibile la presa politica dei gruppi di elite che portano alla globalizzazione. Sono due concetti un po' diversi. Terzo punto del saggio di Habermas è la presa d'atto che la piattaforma tecnologica del nuovo capitalismo non estende il benessere, non crea l'uguaglianza, crea la disuguaglianza. Però alla fine, dopo tutte queste, va sulle prime posizioni, cioè sul punto 1 di quello schema precedente, perché dice che perché per lui comunque prevale, quindi sull'apertura, cosmopolitismo, eccetera, perché per lui prevale, fa premio su tutto, su tutte queste considerazioni che riconosce, con una solida intelligenza, rapidezza e precisione, il timore per il multilateralismo, e quindi spostandosi su un'ottica geopolitica, e quindi per quello che lui chiama il disordine nazionalista
nazionalista che giudica essere creato dalla mobilitazione del risentimento di chi perde centralità. Il ragionamento è: l'Occidente sta perdendo centralità e per esso la popolazione occidentale, questa perdita di centralità della popolazione occidentale per prevalere, diciamo così, di forze altre che spingono verso un multilateralismo, quindi la perdita della centralità dell'Europa, degli Stati Uniti e del Giappone, cioè di chi era oggi in posizione dominante, crea questa reazione nazionalista perché ha paura e ha risentimento e quindi reagisce violentemente. Ora Habermas, un signore di più di 80 anni, quando parla di nazionalismo pensa a suo padre nazista, pensa alle sue esperienze da ragazzo, pensa a cose, diciamo così, che purtroppo e fortunatamente non fanno parte della nostra esperienza di vita. La seconda posizione che mi sembrava interessante qua da richiamare, da ricordare insieme, è la posizione di Branko Milanović, un economista serbo di grandissimo interesse, il quale, grande specialista dell'uguaglianza, ex capo di ricerca della Banca Mondiale, che nel 2016 scrive questo libro Ingiustizia Globale, l'ho tradotto anche in italiano, nel quale fa un discorso molto complesso, ma diciamo che poi io lo riassumo in questo modo. La ineguaglianza, a tutti i numeri, con la solita dovizia di particolari, è in crescita fino al 2000, continua a crescere, lui distingue, anche meno non sempre, tra l'ineguaglianza dentro le nazioni e l'ineguaglianza globale, come se i cittadini fossero parte di una sola nazione, e quindi fa sempre questa distinzione, e l'ineguaglianza tra le nazioni, quindi dei cittadini dentro le nazioni, dei cittadini come se fossero una sola nazione nel mondo e delle nazioni tra l'una con l'altra. Allora, di questi tre tipi di ineguaglianza sono completamente diversi, comunque l'ineguaglianza in generale è in crescita fino al 2000 e poi decresce quella mondiale perché comincia ad accorciarsi dopo il 2000, ma in ogni caso in questo fenomeno che ovviamente è positivo, lui individua come vincitori le classi superiori, il primo ventile della distribuzione del reddito, significa quelli che guadagnano più di 70.000 euro, non sono i ricchi, in senso proprio, occidentale, e la classe media emergente, i ventili del terzo superiore, quelli che guadagnano fino a 10.000 euro, 8, 7, 8, 10.000 euro, però che non vivono in Occidente, per quelli che guadagnano 7, 8, 10.000 euro in Occidente sono poveri. Quelli che hanno 7-8-10.000 euro in India sono invece classi media. E quindi questi sono i vincitori, quelli che stanno vincendo. Quelli che stanno perdendo è la classe media inferiore dei paesi ricchi, i redditi dalle parti dei 10.000 euro dei paesi ricchi. Questi stanno perdendo, e Milanović ci dice, perderanno per decenni, da adesso per decenni. Non so se è chiaro la prospettiva politica. Poi fa una descrizione, fa una teorizzazione molto interessante sulle onde di Kuznets, quelle che lui chiama onde di Kuznets, naturalmente Kuznets non ci sono, quindi una sua invenzione, effetto di tre cause, tecnologia, apertura e politiche, che ne individua due. Una prima ondata è l'ineguaglianza sale dal 1870, arriva al massimo intorno al 1930 e poi cade fino al 75, quando si arriva al minimo di ineguaglianza, e poi da lì parte la seconda onda di Kuznets, o di Milanović direi, che parte dal 1980, adesso è al massimo e presumibilmente inizierà a calare e quindi farà l'onda, perché se non cala è l'onda, perderà un alto piano. Perché cala l'onda, le onde di Kuznets? Le onde di Kuznets calano perché la disuguaglianza è intollerabile, perché arrivata a dei livelli alti, a 50-60 punti Gini, la tolleranza, l'eguaglianza non fa più funzionare la società, non fa funzionare sul dato di sociale, non fa funzionare il punto economico, dice Milanović. E quindi, essendo insostenibile, diciamo, prevalgono le controforze che la fanno calare, tra le controforze la politica. La tecnologia viene, anche la tecnologia che dipende da ciò che è conveniente economicamente, che non è esterna, non è una cosa che ci cade dal cielo, è una cosa che è incorporata nella nostra società, nella nostra economia, anche la tecnologia gira dall'altra parte, le politiche girano e l'ineguaglianza comincia a calare. Almeno questo è quello che è successo con la prima onda di Kuznets, però è calata anche l'apertura, come ricorderete ovviamente.
Allora qui la sua, e qui adesso, dato che lui tiene ferma l'apertura, per il motivo che ho detto prima, dice l'alternativa è o aumentare i salari in Occidente nelle classi medio-basse, oppure, oppure aumentare il movimento dei lavoratori causati, movimento dei lavoratori che sostanzialmente è causato dal cosiddetto premio di cittadinanza, cioè da qualche, come è stato ricordato, che è ovvio, uno che vive in, so io, in Niger, se si trasferisce in Italia dove c'è una composizione organica del capitale, direbbe un marxista, diversa e più intensa, è ovvio che la sua produttività sale, quindi comincia a produrre molto di più. E quindi attiene un premio di cittadinanza, perché se spostate in un posto dove l'altro, solo fatto di essere cittadino, diciamo, ti dà una base che è incomparabile con quella che è. Il sacrificio delle classi medie inferiori occidentali e per decenni, come scrive, è più che compensato in una contabilità implicita di poidonico, diciamo questo, dal vantaggio delle classi medie emergenti che migrerebbero al servizio delle classi medie, delle classi alte occidentali. Questo è poi il punto morale dell'argomento, è un punto morale tradizionale, diciamo così, è una morale utilitarista, no? Quindi appunto una morale tradizionale, peraltro costruita e proprio strutturalmente costruita in buona parte dal ragionamento di tipo economico, anche quando non ce ne si accorge. Quindi il suo ragionamento è esplicito, è che le classi medie inferiori si devono sacrificare qui a lungo, ma questo è moralmente giusto perché è compensato da un vantaggio delle classi medie emergenti che è superiore allo svantaggio che subiscono le classi medie occidentali che migrano a servizio delle classi alte, classi medie emergenti che migrano a servizio delle classi alte, minimizzando la restituzione. In altre parole, si ha un saldo di felicità maggiore in termini, diciamo così, di risorse prodotte, di merci, ma soprattutto di valore. Però, e qui arriva la sua proposta, perché questo libro contiene una proposta che è simile a quella di altri, allargare ulteriormente l'immigrazione è politicamente inaccettabile, ci sono anche dei post sul suo blog prima che lo dicono, e quindi è necessario per renderlo accettabile a noi, che votiamo, la soppressione di alcuni diritti civili, pagina 144 del libro di traduzione italiana, e un sistema di quote. Questo è necessario proprio per rendere accettabile il sacrificio per le classi medie inferiori con le quali gli immigrati entrano in oggettiva competizione, dice Milanovic. Non è in contraddizione con quello che ha detto il mio amico prima, perché è in competizione con alcuni, non con tutti. Il saldo complessivo, diciamo così, è cosa estremamente più complessa. E anche quella competizione ovviamente può essere, diciamo, ci sono una serie di effetti a catena si montano dentro il sistema, quindi dipende da dove, da come, da cosa, da quando esattamente. Da qui ne discende una questione democratica e devo accelerare, perché secondo me siamo a cavallo, reazione all'onda di Kuznets politica, tra plutocrazia, scrive il libro prima di Linka Trump, quindi immagina che Linka Clinton, plutocrazia è lei, e dopo non che Trump non lo sia, e populismo nativista. Populismo nativista significa il populismo Salvini, per capirci, insomma, ma anche Le Pen e così via. Un'altra proposta, Hans Werner Sinn, destra economica tedesca, nel 2016, propone quello che così potremmo simpaticamente chiamare una soluzione spartana, cioè denuncia da una parte il rischio di pressione sul welfare in relazione alla polemica America, il rischio di pressione sul welfare in fase di contrazione della spesa. Ne denuncia l'insospettibilità politica, dichiara la necessità di tenere ferme le tre libertà europee di movimento degli uomini, delle merci, dei capitali e dei servizi, ma anche di valorizzare il diritto di proprietà ben fondato dei cittadini nativi, cioè i cittadini nativi hanno diritto alla proprietà, anche questo è un diritto liberale, dice lui, ovviamente ha ragione. E quindi propone una moratoria a tempo dei diritti civili per gli immigrati economici comunitari.
fino a che non abbiamo pagato l'accesso alla situazione. Il ragionamento economico è banale e semplice, perché in Germania una sentenza della Corte Costituzionale dice che appena entro, passo il confine, io ho diritto al welfare immediatamente, e il welfare tedesco, anche se meno, è ancora abbastanza generoso. Allora lei dice: no, un attimo, i cittadini, i migranti economici europei, comunitari, potranno avere, entrano, fanno un'assicurazione, cominciano col lavoro a pagare l'assicurazione, con l'assicurazione arriva a un plafondo e li diamo i diritti, non li possiamo dare il primo giorno, perché così non lo reggiamo più. E per gli altri invece propone chiusura. Ultima posizione che mi sembrava interessante richiamare, poi cerco di accelerare verso la fine, anche se potrei dire un sacco di cose, è la posizione di Daniel Rodrik, che è un importante economista turco. In particolare c'è un paper del 2017, ma nel 2017 scrive sia su questo che sul commercio. Il commercio, l'apertura del commercio e l'immigrazione sono praticamente lo stesso problema, diciamo, sotto forma diversa. Quindi scrive che da una parte che c'è aumento di uguaglianza ovunque, quindi l'aumento della frontiera di quello che non c'è, la frontiera dell'uguaglianza, cioè l'uguaglianza potenziale. Poi dichiara di essere colpiti in particolare gli odiatori a dettere le produzioni dei paesi occidentali, come peraltro direte la via standard, essendo aumentata la concorrenza via diretta e indiretta. E come soluzione, la faccio breve perché il paper è complesso, è molto articolato ed è chiaramente anche molto interessante, la soluzione è sostituire l'apertura commerciale e il diritto di stabilimento, cioè il diritto di delocalizzare l'impresa all'estero. Cioè intervenire su tutte e due le cose, intervenire per tenere ferma la mobilità delle persone, rallentare la mobilità delle merci e il diritto di stabilimento. Quindi lui dice, perché funzionano, diciamo, sono due cose che funzionano alla stessa direzione, sostituire l'apertura commerciale e il diritto di stabilimento, si vede che niente, però insomma ridurla, in cambio di far venire le persone anziché le merci. Faccio venire le persone. Con un'immigrazione a tempo, propone 5 anni, dietro meccanismi di garanzia che propone, ma insomma non più entrare nel merito, a parità di diritti sul lavoro, a parità di diritti sul lavoro, cioè con tutte le protezioni di diritti sul lavoro, quindi, e quindi potenzialmente a parità di salario, ma senza nessun diritto di cittadinanza, perché appunto sono lavoratori a tempo. Questa è un'altra proposta. La dinamica italiana, vabbè, la conoscete, possiamo andare avanti, ma una cosa che mi sembrava interessante di ricordare, bisogna ricordare la dinamica italiana, è che non siamo in piena occupazione. Vi risulta? Ok, andiamo avanti. Allora, il nodo è, mi sembra, il nodo potrebbe essere questo, che c'è un fatto non eludibile. Andare avanti su questa strada determinerà inevitabili conseguenze di una sempre maggiore polarizzazione, sempre maggiore lotta tra poveri, incrudimento dei rapporti sociali, deriva verso destra del quadro politico, deflazione e indebolimento ulteriore del lavoro, in una spirale ascendere che danneggerà sempre più il patrimonio sociale domani lavorativo della nazione, o perlomeno di una parte della nazione. Francamente, la parte della nazione alla quale la sinistra dovrebbe essere attenta, credo. Se ha ragione Milano, e ci sono decenni di prospettiva così, il signore che è stato fatto vedere una diapositiva prima, che era venuto proprio per questo, in altra forma potrebbe ripresentarsi. Allora io riconfigurerei il problema in questo modo: inserire il tema dell'immigrazione e immigrazione come frammento di un problema molto più ampio, quindi con sviluppo sono d'accordo, di ridefinizione del modello di sviluppo geopolitico, di riassetto del posizionamento del paese nella competizione internazionale, venendo a discutere insieme con il progetto europeo di integrazione subalterna delle periferie rispetto a un cuore che è essenzialmente rappresentato da un network finanziario industriale nordico e dei suoi clienti, e anche una parte del sistema industriale milanese, fa parte, ma anche altri, per carità, ma anche da mie parti. Connessi con una rete logistica e funzionale polarizzata, però discutere di politiche industriali e commerciali integrate a politiche di regolazione finanziaria, e quindi come
po' spunto di Roderick, di regolazione dei flussi degli aspiranti lavoratori entro il mercato del lavoro da vedere dinamicamente, perché man mano si può riassestare verso l'alto, diciamo. L'obiettivo generale, potrebbe provare a scriverlo così, attivare gradualmente le condizioni di scarsità invertite che attivino una dinamica ascendente esattamente opposta a quelle in essere. Quando si dice non ci sono abbastanza lavoratori, non ci sono abbastanza lavoratori, bene, vuol dire che devi pagare di più. Competizione tra capitali per acquisire lavoro, aumento della produttività, perché è giusto, se io pago meno i lavoratori sono portato a investire di meno in beni capitali, se sono portato a investire di meno in beni capitali sono sia meno efficiente sia meno innovativo, e il sistema si riposiziona verso segmenti inferiori nella catena di produzione del valore. Ora questo, diciamo, è talmente banale che posso dire anch'io, no? Aumento della produttività, cioè del saggio di estrazione del valore per via di investimenti, spostamento del paese, quindi su segmenti di valore superiori. Questo è come configurare il problema. Però è vero che appena uno parla delle quattro libertà, la quarta come la terza, la seconda e la prima, evoca resistibilmente il tema delle frontiere, giustamente c'ha un costo in tutte le direzioni, e questo, il tema delle frontiere attiva quello che chiamano i campi sentimentali e memorie diversi nei diversi ascoltatori, cioè, dal punto di vista, diciamo, di atipico, poi per carità ognuno è diverso, ma in genere coloro che fanno parte della generazione dei millennials, soprattutto sono i bassi media, tendono a vedere l'attraversamento dentro le frontiere come una liberazione, in particolare appunto con Jones. E altri invece, Adams per esempio, ricordano e associano a queste le tragedie del Novecento, che richiamano la patria come sangue e terra, con tutte le orrori che ha comportato. Quindi questi campi sentimentali hanno una potenza tale che molto spesso non se ne riesce proprio a parlare, non si riesce proprio a parlare perché lui viene identificato in una delle loro sezioni. Ma prima dei campi sentimentali offesi, cui bisogna avere rispetto ovviamente, bisognerebbe fare premio il fatto, ricordare che la base dell'intero progetto europeo come oggi è, a partire dalla revoca del compromesso fortista, quindi a partire dagli 80, 90 in realtà, il compromesso fortista è evocato nel corso degli anni 80, è disciplinare la pretesa del mondo del lavoro di partecipare alla distribuzione delle risorse prodotte attraverso l'intenzionale inflazione della sua base, cioè l'intenzionale creazione di disoccupazione. L'ideale eliminazione, ovvero tendenziale progressiva di qualsiasi regola nei movimenti di capitale, merci e lavoratori, è quello che ha creato letteralmente questa insostenibile condizione del mondo. In altre parole, nei settori in cui le produzioni sono rivolte a mercati globali, dunque in cui le merci ovunque prodotte con stesse tutte su ogni mercato alle stesse condizioni, producendole quindi io dove voglio, si riesce a garantire la piena mobilità dei fattori produttivi di capitale e conoscenza, ma si ottiene anche quindi che questi fattori produttivi, soprattutto quelli più mobili, possono andare sistematicamente a ritracciare le condizioni locali di relativa abbondanza del fattore mancante, il lavoro e l'ambiente, anche l'ambiente, in modo che il saggio di sfruttamento sia massimo, ovviamente a fronte del solito ricatto che conosciamo, altrimenti me ne vado da un'altra parte, ricatto potentissimo, in qualche senso necessario dentro una certa logica, cioè io non posso più fare così, se io sono dentro una certa posizione devo necessariamente andare a prendermi la cosa migliore, altrimenti esco dalla partita. Quindi non è questione di essere buoni e cattivi, non è mai questione di essere buoni e cattivi, anche Marx diceva non è mai questione di essere buoni e cattivi, è una questione di logica del sistema nel quale si è inserito, nel quale comprende, nel quale funziona. L'immigrazione, dunque la resa in condizione mobile anche del lavoro, adempie esattamente questa stessa funzione, non significa che sia la funzione della migrazione, ma la migrazione adempie a questa funzione, come altre cose, come quelle che ho detto prima. A questo punto il capitale può generare ovunque le desiderate condizioni di inflazione del fattore mancante, cioè ha perfettamente ragione
L'immigrazione è l'alternativa alla delocalizzazione, perché se io posso fare due cose, posso portare via il capitale e investire, io posso portare qui le persone che operano nelle condizioni dovute, diciamo, di subalternità, tale che ho il livello di redditività sufficiente, diciamo, perché il capitale meriti di essere investito. Senza riuscire a toccare tutti e quattro gli elementi, è difficile produrre una soluzione, perché tutte e quattro le libertà sono da rimettere in questione. E il concetto stesso di libertà da rimettere in questione, sottraendolo alla definizione liberale, rispondendo alla logica costituzionale. Libertà è molto di più. La questione, cioè, non è affatto chiudere le frontiere. Non sto dicendo che bisogna chiudere le frontiere, ma bisogna garantire l'equilibrio dei mercati senza che questo equilibrio viva della sistematica svalutazione di un fattore produttivo che, guarda caso, ovviamente è più debole, cioè del meno mobile. E in particolare del lavoro, che non è un fattore produttivo, ma è vita, cioè il lavoro sono le persone. C'è appunto, voi sapete, Carlo Polanyi, che insomma, nel suo libro fondamentale diciamo, dice fondamentalmente questo: la terra e il lavoro non sono cose, non sono merci. Allora, il terzo passo, quindi secondo la configurazione che proponeva era questa. Terzo passo del mio ragionamento, e poi arrivo alle conclusioni, sono già al 43° minuto. 18-12. Vabbè, allora, è che vado molto veloce, è che propongo di guardare la cosa con questo schema analitico: due economie politiche. Naturalmente è una visione analitica, è la stessa cosa, ovviamente, però guardiamola così. C'è da una parte l'economia politica dell'immigrazione, è messa in moto dalla nostra domanda, settori produttivi, ma anche lavoro di cura, la piccola e media borghesia è stata ricordata, le persone che vanno, diciamo così, a produrci casa, in cerca di servizi a basso costo, che creano forza lavoro debole e disciplinata. Forza lavoro non sono le persone, è il lavoro che gli viene estratto, per dire in modo semplice. Per riadattare in favore dei profitti e del risparmio la struttura dei costi del lavoro. Si creano così le condizioni per una trasmissione di un surplus, quello che resta, quello che viene trasferito, che è molto importante, verso i bacini di estrazione che li generano. Ciò induce un'economia lontana dal pieno impiego, che se fosse un'economia di pieno impiego la situazione sarebbe diversa, come ovvio, assurdo, si funziona in modo totalmente diverso l'economia quando è in pieno impiego e quando non lo è. Effetti di aggiustamento regressivi, abbassamento degli investimenti, creazione di settori a bassi salari altamente inefficienti, frenano l'innovazione. L'altra parte, l'altra economia politica da guardare è l'economia politica dell'immigrazione, l'altra metà, diciamo, del gioco, dove si determina sulla base di un flusso derivante dal surplus, trasmesso dal surplus, nella prima, per via di anticipazione o per via di trasferimento, qui si può fare un discorso sulla finanza, diciamo, il microcredito e le altre forme di credito che attivano, un'intera catena di agenti. Sono stati anche fatti vedere le rotte, insomma, quelle rotte sono una catena di agenti, ovvero la creazione di lunghi network che si diramano dalle coste nord della Sud-Africa profonda o Medio Oriente, specializzati nell'estrazione di valore dei migranti stessi e indirettamente dagli stati di destinazione. Questo che può sembrare un effetto diventa essa stessa una causa. Tra l'altro, un discorso che fa Bernstein in molti dei suoi articoli anche, torna anche su questo. Complessivamente, quindi, si attiva una specie di economia della migrazione che, ho scritto qui, provate a dire, corrompe il basso, gestisce il mezzo e sfrutta in alto. Vabbè, questo è quello che avevamo detto. C'è una cosa interessante da mettere a fuoco sull'economia politica dell'immigrazione, devo spendere un minuto per dirla, perché l'economia politica dell'immigrazione è molto, cioè quando uno va a vedere le medie, 8%, e
e poi sì, fondamentalmente non c'è guadagno, non c'è perdita, eccetera. Le medie sono molto fuorvianti. Come sappiamo, le distribuzioni sono molto disuniformi. Ci possono essere dei posti dove non incontro mai i migranti, soprattutto non incontro in conflitto con me, e altri posti in cui la densità e il conflitto verso alcune specifiche persone è molto alto. Il motivo è che poiché emigrare costa, uno dei motivi principali è che perché emigrare costa, il tasso migratorio è determinato, dice Collier, dall'ampiezza del divario di reddito, e questa è la base, evidentemente io mi sposto se penso di poter migliorare il mio reddito, o attendo, qualcuno mi ha raccontato che migliorerà il mio reddito, magari mi attendo, ma comunque c'è un potenziale di reddito che diciamo esiste. Dal livello del reddito dei paesi di origine, perché un po' di risorse ci vogliono, e dalle dimensioni della diaspora, perché ci vogliono risorse per emigrare, io emigro dove trovo qualcuno che mi accoglie, dove trovo una comunità dentro la quale posso essere reinserito, e spesso il mediatore è quello che anche inserisce nella comunità. Ci sono molti studi di caso che mostrano questo, il rapporto molto ambiguo che c'è tra i mediatori locali che ti inseriscono, ti aiutano a lavorare quando tu arrivi, ti mettono dentro una comunità che accoglie, ti protegge e ti cattura, e anche le loro controparti in patria. Allora, questo fenomeno delle diaspore è un fenomeno centrale delle migrazioni. Le migrazioni accelerano quando le diaspore restano isolate, chiuse, e quanto più sono grosse, quanto più sono distanti dalla cultura locale le diaspore, quanto più accelerano la migrazione. E quindi le diaspore sono un problema territoriale. Il flusso delle migrazioni dipende dal livello di reddito, dallo stock di migranti precedente, dipende dal percorso, direbbe un economista. Cioè questo è un fenomeno che dipende dal modo in cui ci si arriva. In particolare la dimensione dello stock non integrato, cioè della diaspora, dipende dalla trasmissione interpersonale della cultura e degli obblighi, quindi è un problema, un fenomeno sociale e economico. Chiaramente il perimetro è fluido, perché ogni tanto qualcuno diciamo si integra e quindi esce dalla diaspora, esce dal sistema di relazioni e di altri sistemi di relazioni più normali, secondo il nostro punto di vista, e però continuamente viene reincorporato, viene alimentato dalle persone che arrivano. Quindi, uno, la migrazione dipende dalle dimensioni della diaspora che li attrae. Due, la migrazione alimenta la diaspora, mentre l'integrazione la diminuisce. Questo arriva poi alla fine dell'agenda, diciamo. 3. L'indice di integrazione, la percentuale di chi esce dalla diaspora ogni anno, dipende dalla dimensione. Quanto più grande la diaspora, quanto più piccolo è l'indice. In realtà anche quanto più la come è fatta la diaspora. Un altro piccolo elemento, questione sociale. Qui io si potrebbe usare uno studioso americano che si chiama Robert Patton, molto importante, sostiene che l'immigrazione riduce il capitale sociale della produzione autoctona, lo vediamo, no? La dinamica politica, l'immigrazione riduce, ma del resto diceva anche un economista mainstream liberisti come Alesina e Glaser, questo libro famoso, Il mondo di differenze, in cui analizza la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa, dicendo che l'Europa ha più welfare, l'Europa ha più coesione sociale, l'Europa ha più solidarietà, perché è più omogenea, mentre gli Stati Uniti hanno meno welfare perché sono meno omogenei. La mutua considerazione, la protezione e tenere conto dell'equità ha a che fare con l'omogeneità culturale, lo diceva anche Friedrich von Hayek. Dunque, in effetti, per una serie di ragioni tecniche di psicologia sociale, più sale la diversità, più peggiora l'erogazione di servizi pubblici. Una società molto eterogenea, con persone molto diverse, che sono poco connesse tra loro, è una società strutturalmente ostile al welfare, alla redistribuzione. E in molti, questa esce da una tesi forte, che diciamo così, di cui si potrebbe dovrei ragionare, è che il multiculturalismo è compatibile con una società liberale. Del resto, nella dinamica, nel dibattito filosofico sul multiculturalismo, sono i liberali che lo sostengono, ma non è molto compatibile, poi ovviamente ci sono i limiti, con una società welfarista. Poi sono gli effetti sul reddito, mi sembra che ne abbiamo parlato abbastanza, è chiaro, gli effetti sul reddito sono molto differenti, nei diversi segmenti, nelle diverse scale, nei diversi livelli, perché qualcuno perde e qualcuno vince. Chi vince magari vince
attenzione, perché chi vince magari vince marginalmente. Se io ho 70.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro di reddito all'anno, pagare 10 euro anziché 7 da cameriere, devo fare poca differenza. Ma se sono invece sul loro la soglia di povertà, quel poco che perdo potrebbe essere più rilevante. Quindi dici, oh, tu hai vinto 10 qua e tu hai perso 5 qua, c'è un vantaggio di 5, peccato, che chi ha perso 5 arriva 6 e chi ha vinto 10 arriva 60, diciamo così. E quindi magari lui è un po' arrabbiato, più di quanto è contento. Poi quei polemici sono poi, non ci sono poi. Questo problema interroga, direi, profondamente l'intera nostra civiltà. Non si può risolvere né alzando muri armati, mentre si continua a sovvenzionare la nostra agricoltura, a patto diretto un po' quella, diciamo così, dei paesi da cui arrivano le persone, ma anche si costringe l'agricoltura dei paesi del terzo mondo a monoculture per esportazione. Questo lo dirò dopo, il senso di fragilità. Oppure mentre si impedisce di proteggere la sua industria di trasformazione che si inonda i prodotti industriali a basso prezzo, spesso prodotti con le persone che li abbiamo sottratto, oppure mentre si pagano gli eserciti, come oggi abbiamo visto. Sulla mia politica di credito lo salto e sulla teoria della dipendenza, parlando di Suzy, Amin, Günther Frank, che propongo di prendere in considerazione per guardare le economie del mondo di sviluppo. Questo grande libro di Samir Amin del 75, Lo sviluppo di quale, per esempio. Nella quale fondamentalmente l'idea è che, se trova in qualche senso anche detto, lo sviluppo è vitale ed è capace di resistere, di essere autosufficiente quando è indipendente e capace di autodeterminarsi, quando è un mix omogeneo, quando non è tutto esteroflesso, quando non dipende tutto dai capitali esteri. Ma quando è che esteroflesso dipende dai capitali esteri? Dipende, esteroflesso dipende dai capitali esteri perché è in stato di soggezione, perché non è una questione di equilibri economici, è una questione di equilibri di potere. Cioè è una questione di sentieri di sviluppo, anche a Yoshano, i sentieri di sviluppo sono diversi per ogni paese. E i paesi, diciamo così, hanno diritto a svilupparsi secondo il proprio sentiero, ma se sono invece inseriti in posizioni subalterne dei sistemi di relazione, questo viene impedito, perché sono costretti invece a rispondere alle esigenze del sistema più forte. Alle diverse scale questo succede, diciamo, in tutto il mondo, succede anche in Italia e Germania. Ma il modello estrattivo che per sua logica propria, assumendo quella letteratura, i centri sviluppati, per questo dominanti, esercitano sulle periferie deboli e per questo sottosviluppate, si impegna sulla sottrazione di risorse finanziarie attraverso la meccanica del debito, i suoi agenti, che sono il primo abbattuto di creditori privati del credito, il secondo ma decisiva, in realtà decisiva, gli organismi posti a guardia del criminale internazionale, cioè banca mondiale, fondo monetario internazionale, eccetera. Seconda cosa, sottrazione di risorse reali, cioè materie prime e prodotti intermedi, in cui i prezzi sono determinati nei mercati, cioè nel quadro dei rapporti di forza complessivi, e risultano strutturalmente dominanti dai processi di produzione industriale in cui servono. E terzo, risorse umane, vengono sottratte risorse umane, cioè quello di cui stiamo parlando, cioè persone fisiche viventi in età di produrre lavoro, che producono con la loro uscita lo sfruttamento della capacità locale, in particolare perché sono umanamente le classi medie. Amin, in questo libro del 75, definisce specializzazione internazionale di quale l'economia sottosviluppata è costruita da settori e imprese giustapposte, scarsamente integrate tra di loro, ma fortemente integrate, separatamente l'una dall'altra, in complessi quocienti di gravità e situati nei centri capitalistici, cioè al topo. In conseguenza non esiste una vera nazione nel senso economico del termine, non esiste un mercato interno integrato e quindi esiste un fenomeno strutturale di dipendenza.
Allora, per questo problema un agente potrebbe essere l'erogazione di fondi per lo sviluppo e l'infrastrutturazione, che dovrebbe essere prodotto con modalità del tutto diverse dall'attuale, a fondo perduto, con interessi zero o restituzione legata ai parametri di crescita, molto ci ha proposto in questo senso, ci sono misure di stabilizzazione macroeconomica in caso di crisi di liquidità, automatiche e non condizionate. Rigetto dell'attuale impostazione volta a convertire l'economia locale in direzione esclusiva dell'esportazione, perché questo è poi spuntato il segmento subalterno delle catene logistiche occidentali, può essere anche la Cina, cioè più sviluppate, e nell'aumento della legale della dipendenza, riconoscimento e sostegno del diritto da parte delle autorità locali di proteggere le proprie industrie e capacità produttive, eliminazione di ogni causa di regolazione delle controversie tra imprese multinazionali e stati che consentano a questi di non sottoporsi internamente alla regolazione del luogo in cui operano, definizione a livello internazionale di criteri del commercio equo. Questo Rode, per esempio, lo dice in modo molto preciso, proteggendo il diritto di tutti di limitare quello che non sia tale, condizioni lavorative, diritti associativi di sciopero, protezione dei consumatori e dell'ambiente, mettendo tariffe quando per equilibrare se non ci sono queste condizioni. Conclusione, concludo, siamo strafini. La questione dell'immigrazione è il luogo dal quale si possono osservare quindi tutti i principali dilemmi della modernità, con le idee all'opera, le tecniche di controllo del governo della modernità. La diaspora l'avevo già detto, dall'intreccio delle due economie politiche, dell'immigrazione e dell'immigrazione, sono mosse questo intreccio da una insaziabile e crescente spinta estrattiva di trasformazione, sempre maggiori, per rispondere a una domanda del lavoro libero e disciplinato prodotto dall'attuale economia interconnessa e finanziarizzata. C'è il libro di Saskia Sassen là che ne parla molto bene. Il meccanismo di recupero di margini di valorizzazione deve essere sempre in movimento, infatti, deve essere sempre un po' più veloce del vicino. Per questo non pensa che portare forza lavoro sempre più debole per rendere ancora più debole quella che c'è, in alternativa si lasciano tutti a casa. Ma l'effetto di questa dinamica, trascinata dalla valorizzazione differenziale della metrica della finanza, che mette in contatto e costringe la competizione nel mondo intero, è che nelle aree del lavoro debole si concentra il diretto contatto con coloro i quali sono sfidati e vincolati a maggiore efficienza, l'attrazione di forza lavoro sostitutiva, in modo altamente sviluppato. Cioè ci sono delle zone dove in alcune filiere c'è ormai il 60, il 70, l'80% di impiegati. Ci sono altre zone in altre filiere dove ce n'è nessuna, perché dipende dalla situazione locale. Il processo è strutturalmente simile per i lavoratori raccoglitori di pomodori delle piante pugliesi o campane, la piana del Sele, per esempio, citavo prima, per i lavoratori manifatturieri dei cantieri di bagno, delle fabbriche o fabbrichette in subappalto disseminate nei nostri territori industriali, in Emilia, come qua, come al sud, per i lavoratori domestici che sono nelle nostre case, per i lavoratori professional che sono messi in condizione di qualità da porto anche. È strutturalmente simile. C'è un'informazione con cui ogni tanto capita di discutere e dice che il problema è il rapporto di forza con il capitale. È vero, è assolutamente vero, è totalmente vero, naturalmente, però questo non basta, perché dire solo questo significa non farsi carico della materialità del problema nei luoghi in cui si determina. La materialità del problema, il luogo in cui si determinano, genera gli effetti sociali che generano gli effetti politici, che sono pericolosissimi. Questa dinamica di attrazione differenziale è ulteriormente accelerata dal meccanismo dell'attrazione che ho descritto prima, la gestione delle diaspore, che ha influenzato il percorso, quindi dalla rete di relazioni strutturali sociali, tende a crescere la presenza della vita maggiore, esercita una pressione di disciplinamento che metta da chi la subisce come oggettivamente violenta, gli dà ragione perché è violenta. Quindi, questo è un punto politico. Nessuno può riaprire una relazione sentimentale con le classi popolari se non comprende questa dinamica. Se si limita interessisticamente a qualificare come brutti, sporchi, cattivi, razzisti, coloro che si sentono vittima, poi non ci vediamo su chi se abbiamo il 3%, il 5%. Ma lei 18, non so, forse 18 è un'altra
storia, però insomma prendiamo queste percentuali, l'uno. Ma questa economia politica si affianca a quella dell'immigrazione, la ricostruzione e l'ordinamento si affianca alla distruzione e spopolamento, perché le persone sono assicurate in Occidente, alimentano il trasferimento di poveri subcomunitari che meritano gli altri. In qualche misura questo paradosso è stato analizzato anche dalla direzione marxista con molte esitazioni, insomma, perché il punto è che questo processo, da cui diciamo, proviamo a guardarlo in modo più astratto, va inteso come razionalizzazione e quindi giudicato una dura necessità, come per esempio il vecchio Engels qualche volta inclinava a dire, a scrivere, oppure è un non necessario sacrificio, un calice che potrebbe anche passare se si avesse il tempo di prendere il proprio percorso, come alcuni scritti del suo amico. Alcuni, non tutti, ma anche lì bisogna leggere con attenzione. Da fine, finisco con questa slide. Il campo di battaglia quindi è questo per me. Quello che bisogna provare è impegnare un campo di battaglia che è fatto così. Da una parte regolare il commercio, in modo che il free trade si passi al fair trade, come propone De Nicola, sapendo che il commercio internazionale non è un rapporto di mercato, è un'istituzione globale, ha a che fare con tutto quello che noi siamo, che riconfigura i rapporti complessivi, perché ha a che fare profondamente con i rapporti incorporati nei nostri assetti istituzionali e sociali in tutta la loro storia. Secondo, ostacolare la mobilità dei capitali per ridurre la brutalità e la complessità delle catene produttive transnazionali che aspirano sempre più lavoro subalterno come effetto indiretto, non importante questo voluto, è proprio meccanicamente incorporato, del lavoro costruttivo spinta agli iperprofitti, cioè a profitti a qualsiasi costo, senza freni, nel tempo corto istantaneo, senza sostenibilità e sempre un attimino più alto di quello del vicino. Ed è la logica organizzativa che questa determina, introducendo una massima espansione del campo di ciò che può essere finanziarizzato, questo è il discorso di Sassi, che di fatto smembrano la realtà sociale, promuovendo un'estrema disuguaglianza. Terza cosa, revocare le politiche predatorie imperiali che supportano sistematicamente l'inserimento di catene lunghe di sfruttamento e di valorizzazione del capitale mobile, insomma, quando non si prova a sottrarsi succedono cose brutte. Allora, l'agenda dovrebbe essere rallentare il ritmo della sostituzione della debole forza lavoro locale con una più debole esterna, senza fare gli spinati, ma con regole intelligenti, perché è il ritmo ad essere decisivo, è il ritmo, è l'accelerazione, la velocità con la quale viene essere decisiva. E questo per ragioni tecniche che hanno a che fare con la velocità relativa della creazione e sostituzione di capacità di lavoro e relativi investimenti pubblici e privati fissi e variabili. Diceva il nostro amico Fasani, come vedete alla fine, investire, no? Meccanismi compensativi, ma ci vuole tempo, quindi io devo darmi il tempo, devo fare in modo che i tempi si sincronizzino. Ostacolare lo sfruttamento, renderlo più costoso, riprendere il diritto della funzione pubblica di regolare l'economia dei mercati, due cose dette prima, commercio e capitali. Integrare chi è arrivato significa rallentare i flussi, significa sciogliere le diaspore, significa integrare, è essenziale. Per cercare di dissolvere le diaspore, perché la distribuzione delle diaspore, riducendo i nuovi costi, i costi di arrivo e di inserimento, attraggono sempre nuovi lavoratori che sono tanto più efficaci le diaspore quanto più sono culturalmente distanti le persone che arrivano, per cui integrare parte strutturale di una politica di rallentare e gestire. Bene, grazie mille.